una predica che ha molto colpito, ve la ripropongo. Vorresti avere più resistenza quando sei in difficoltà. Vorresti avere più forza per supportare i momenti duri della vita. Adesso guardati dentro, guarda qual è la cosa che ti dà più ansia, più preoccupazione, che ti mette più stress. Quella cosa che dici, mannaggia, devo affrontarla. Mannaggia, mio figlio, sarà bello il suo futuro. Mannaggia, non trovo la fidanzata. Mannaggia, 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 insomma, quella cosa che più ti mette ansia, che più ti mette stress, la cosa che più ti preoccupa. Il Vangelo di riferimento ci parla, di cui parliamo questa sera, ci parla del contesto della persecuzione. E Gesù dice, dentro questo contesto, una frase che è quella che a noi interessa. Mettetevi dunque bene in mente di non preparare prima la vostra difesa. Quando siete perseguitati, mettetevi dunque bene in mente di non preparare prima la vostra difesa. Quando uno legge questo brano, la prima cosa che gli viene in mente è qualcosa di miracolistico, qualcosa di una luce che scende dal cielo: io sono perseguitato, sono in galera, domani sarò giudicato dal tribunale e secondo questa parola, io non devo la sera prima preoccuparmi di cosa dirò, delle parole che dirò, di come argomentare i punti della mia difesa, non devo prepararla. Mettetevi dunque bene in mente di non preparare prima la vostra difesa. Andrò lì il giorno e tutto a un tratto, mentre mi fanno le domande, una luce mi invaderà, la mia bocca si aprirà e la mia lingua dirà le parole giuste che deve dire. A me questo non piace. E allora ho detto, forse devo cambiare io idea, perché se Gesù l'ha detto deve essere così. O forse c'è una traduzione migliore. E allora ho preso il libro con il greco e sono andato a cercarla. Non vi leggo il versetto perché se qualcuno che conosce il greco dice che non lo so leggere. Ma anche per me, povero ignorante, vedo che ci sono due parole chiave. La prima, cardias. La seconda, prometan. Queste due parole, la prima cardias, da cardio, da soli già vi fa capire cardiologo. Il cardiologo non è lo psicologo, cioè colui che guarisce la mente, ma è colui che ha cura del cuore, è il medico del cuore. Quindi in questa frase c'è la parola cuore, là dove noi, la CEI, ha tradotto mente. E perché ha tradotto mente? Perché la seconda parola, prometan, viene prima, è un prefisso, e la parola meletan può essere tradotta in due modi, meditare e occupare. E allora, pro meditare, pro-occupare. È stata scelta la traduzione premeditare, non preparare prima. Mettetevi bene in mente di non preparare prima. Ma si può scegliere anche la parola preoccupare ed è chiaramente più consona alla parola cardias, cuore. Quindi la traduzione giusta di questa frase è mettetevi bene nel cuore di non preoccuparvi della vostra difesa. E questo cambia completamente il contesto, perché allora ciò che mi è chiesto non è di non prepararmi, anzi, preparati, fa tutto ciò che tu devi fare, prepara il discorso meglio che puoi, punto per punto, decidi quale parole è opportuno che usi e quelle che non usi, anche secondo chi è il giudice. Ma ricordati che quando hai fatto tutto ciò che devi fare, poi stai in pace. Non ti preoccupare, mettitelo bene nel cuore. Preparati, ma non ti preoccupare. Perché quando tu fai tutta la tua parte, dice Gesù, al resto ci penso io.
poiché sono un ignorante, vi faccio vedere la scheda del vocabolario greco della parola meretao, in cui c'è scritto che si può tradurre, come vedete in fondo alla schedina, sia meditare che occupare. Signore e signore, preoccuparsi, Gesù non lo vuole, perché preoccuparsi è una maledizione. Preoccuparsi genera stress, preoccuparsi mette ansia, preoccuparsi incupisce, e noi non vogliamo, Gesù non vuole. Facciamo l'esempio di un processo. Voi fra una settimana avete un processo in cui rischiate che vi tolgano il 70% delle vostre proprietà. Quella settimana è una settimana faticosa, certamente. Voi dovete prepararvi a quel giorno, poi dialogare con gli avvocati, capire che tipo di giuria c'è, studiare le leggi, la casistica precedente, dove hanno sbagliato, come farlo capire bene. Ok, fate tutto quello che dovete fare. Ma fatto questo, non dobbiamo preoccuparci. Se ci preoccupiamo, cosa succede? Succede che non dormo la notte e sono iperstressato e sono nervoso con tutti e picchio i miei figli e sono burbero con mia moglie e mi vengono i succhi gastrici e mi viene l'ulcera e mi ammalo. Poi c'è il processo e io sono dichiarato innocente. E così la mia preparazione ha fatto sì che il mio processo andasse bene. La mia preoccupazione ha fatto sì che io avessi l'ulcera. Gesù ti dice: mettiti dunque bene nel cuore di non preoccuparti. Fa tutto ciò che devi fare, il resto lo faccio io. Se ti preoccupi, vuol dire che non ti fidi di me. La prossima volta che vai a confessarti, confessa: mi sono preoccupato di questo, questo e questo. Non ho creduto che, nonostante io avessi fatto il mio, Gesù avesse fatto il suo. Non mi sono fidato di lui. Adesso ricordati qual era la tua più grande preoccupazione, quella che ti ho fatto memorizzare all'inizio. Adesso prendi questa preoccupazione simbolicamente nelle tue mani e gettala. Consegnala a Gesù. Credi che lui farà la sua parte. Tu fa la tua, mi raccomando. Non essere miracolista. Fa la tua parte. E credi che lui farà la sua. Da oggi, da questa sera, tu dovrai vivere senza più questa preoccupazione, e ogni volta che questa preoccupazione te la riprenderai, allora raccoglila ancora una volta e nuovamente gettala a Gesù. E sarai più leggero e vedrai che sarai molto più forte nel resistere alle difficoltà della vita. Grande il Signore.